Ciao ragazzi, ciao a tutti. In questo momento così difficile dove siamo a casa, dove ci stiamo annoiando, volevo darvi un paio di compiti per quanto riguarda i passi che abbiamo imparato durante i nostri corsi, intermedio, avanzato e non per i base perché sono passi un po' più avanti. Volevo farvi vedere tecnicamente come si riescono a fare quei 3 passi che abbiamo studiato, per esempio passo charanga e il bugalù e anche il passo guaccineo. Piano piano vi faccio vedere fronte e retro con il conteggio e poi lo facciamo con la musica. Per quanto riguarda il passo charanga, parte da una base di apertura. Incrocio dietro, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Per entrare subito nel passo charanga devo trasformare la pausa, che sarebbe l'8, in un passo abbastanza grande indietro, dove ci porta tutto il peso dietro. Cambiando peso faccio 8 e marco l'1 con la gamba sinistra, destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faccio la mia pausa 8 e riprendo la base avanti e indietro. Ve lo faccio vedere con il conteggio. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Andiamo subito a spiegare il passo Bugalù. Il passo Bugalù, la tecnica di questo passo è sostenere questo step laterale aprendo e chiudendo le gambe. Fatto con il tempo musicale, ogni volta che chiudo faccio suonare le dita. Ok, contando questo passo, come lo possiamo inserire nella base avanti e indietro? In questo modo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Come avete visto, apriamo e chiudiamo in base laterale fino a che non arriviamo a partire con la base di 1 in avanti. Rifaccio e 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mi preparo per aprire. 7, chiudo. 8, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Come avete visto, i passi laterali sono dispari, i passi di chiusura sono pari. Quindi, base, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Come avete visto, possiamo farlo o suonando le dita oppure battendo le mani. Il passo guaccineo è un passo che noi abbiamo imparato o che vi ho fatto vedere facendolo in modo diagonale, in modo concavo. Come viene fatto questo passo? Sempre partendo dalla base avanti e indietro. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Al 7 cerco di guadagnare già la diagonale e chiudo 8, torno a casa, diagonale sinistra, chiudo, torno a casa, diagonale destra, torno e così facciamo questo passo sulle diagonali fino ad arrivare a riprendere la nostra base avanti e indietro. Ve lo faccio contando e 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Per uscire dal passo guaccineo alla base avanti e indietro occorre riprendere come nel passo charanga la base, la pausa 8 e poi ripartire subito con la base avanti e indietro. Rifaccio 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 1, 2, 3 e 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Qué va, China, conmigo no, en cuenta.
Watch it.